Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlerò di Firenze Libro Aperto, la fiera del libro che si è svolta a Firenze lo scorso fine settimana. Io sono andata il sabato a visitare la fiera, era la prima volta che vi partecipavo perché l'anno scorso, alla sua prima edizione, ero stata invitata, però purtroppo non feci in tempo insomma ad andare, quindi sono andata quest'anno. Vi farò vedere delle brevissime riprese che ho fatto alla fiera, così vi rendete conto un po' di come era organizzata, e poi vi farò vedere ovviamente gli acquisti che ho fatto e che sono proprio qui accanto a me. Inoltre, se mi avete seguito su Instagram proprio durante quella giornata, sapete che io ero andata lì in realtà proprio per conoscere, per poter avere l'autografo sul suo ultimo libro di Valentina D'Urbano. Valentina D'Urbano è un'autrice che a me piace tantissimo, una giovane autrice italiana che non riesco mai a beccare perché la volevo incontrare al Salone del Libro e lei c'era un giorno nel quale io non potevo andare e insomma, come sapete, se mi avete seguito lì c'è stato un problema e lei non si è presentata all'evento, ci hanno dato delle motivazioni, l'autrice dopo mi ha contattata personalmente per farsi diciamo le sue ragioni o comunque per spiegarmi cosa era successo. Insomma, è stato un episodio abbastanza particolare. Molti di voi mi hanno anche scritto quando ne ho parlato su Instagram e quindi adesso vi spiegherò un po' com'è andata. Ma cominciamo. Allora, la manifestazione, questa fiera del libro, insomma, si teneva alla Fortezza d'Abbasso a Firenze e era divisa in due piani. Allora, dimenticatevi sicuramente il Salone del Libro di Torino, ovvio, perché non è così grande come il Salone del Libro di Torino, ma comunque, ecco, è una fiera che per chi ama leggere, insomma, vale la pena visitare. C'erano per l'appunto due piani nei quali erano distribuiti i vari stand. Al piano superiore, perlomeno per quello, per l'idea che mi sono fatta io, c'era quelle case editrici un po' più piccole, un po' più sconosciute, magari addirittura quelle locali, quindi che avevano una sede a Firenze o che pubblicavano libri proprio su Firenze, mentre al piano terra c'erano delle case editrici che io conoscevo di più, come ad esempio la Giunti, Marcos y Marcos, NN Editore e così via, insomma. Inoltre, in entrambi i piani c'erano degli spazi dedicati alle presentazioni dei libri, ai dialoghi con gli editori, con gli organizzatori dell'evento, per delle letture e così via. Insomma, c'erano tanti eventi legati alla lettura e al mondo dei libri che si svolgevano in queste aree semi aperte, diciamo, oppure addirittura proprio nel bel mezzo della fiera, perché c'erano appunto dei tavolini messi vicino ai punti di ristoro e a questi tavolini a volte si sedevano degli autori o appunto si svolgevano degli eventi di questo genere e le persone potevano sedersi a questi tavolini e ascoltare, quindi era molto carino. Io ho trovato principalmente tre difetti a questa fiera. Il primo erano gli altoparlanti che davano degli annunci a dei volumi altissimi, disturbando molto spesso proprio le presentazioni dei libri. La seconda cosa che non mi è piaciuta tanto è stato il fatto che soprattutto al piano superiore, quindi dove c'erano le case editrici minori, gli editori erano molto pressanti con il pubblico, con i visitatori, nel senso che cercavano di attirarti in tutte le maniere alla loro bancarella, farti comprare i libri, parlavano in maniera ripetitiva appunto dei libri, quanto fossero belli, di quanto fossero interessanti. Addirittura siamo stati fermati da una ragazza che con la scusa di dire vi rubo due minuti, vi faccio due domande, alla fine ci ha tenuto un quarto d'ora e abbiamo comprato anche un libro. Quindi ecco, su di me purtroppo queste cose hanno l'effetto contrario, una cosa che non sopporto. Mi piace viaggiare tra i vari stand in maniera autonoma, poter guardare in tranquillità. Chiaro, se voglio fare delle domande ho piacere di incontrare un editore che sia entusiasta del lavoro che fa, che abbia voglia di aiutarmi, però allo stesso tempo c'è un limite, ecco, quindi questo mi ha dato un po' fastidio, tanto che ad alcuni stand non mi avvicinavo proprio. E infine, la terza cosa negativa, tra virgolette, questa magari è un'opinione più mia personale, c'erano soprattutto tra le case editrici locali di Firenze diverse case editrici per l'appunto a pagamento, quindi le classiche case editrici che pubblicano se tu paghi per la pubblicazione del tuo libro. Come sapete io sono contraria al pagamento per la pubblicazione del proprio libro, non mi fido della qualità offerta da queste case editrici, quindi lì ovviamente non compravo nulla.
nulla. L'ultima cosa che ci tengo insomma a rimarcare è il fatto che ci sono state anche dei piccoli, diciamo, delle piccole invenzioni o comunque delle proposte molto particolari, molto carine, legate ai libri, ma che non fossero proprio prettamente dei libri. Ne ho filmate due, quelle che mi hanno colpita di più, e la prima era, come vedete, ora non ricordo il nome ma tanto lo vedete sicuramente nelle immagini, era praticamente questa idea di una casa editrice di pubblicare dei racconti brevi da abbinare ad una tazza di tè, nel senso che vendevano per l'appunto la bustina di tè, nell'attesa che c'è tra il momento in cui mettiamo la bustina nell'acqua calda e il momento in cui possiamo finalmente gustare il nostro tè, c'è abbinato appunto questo racconto che in 3-4 minuti si legge e ci permette di occupare quel tempo lì. L'ho trovata un'idea geniale, veramente molto carina, peccato che se non mi sbaglio costavano 4,50 euro l'una, quindi è un po' tanto per un racconto che si legge in 3 minuti e per una tazza di tè. Però devo dire che l'idea era molto carina, occupare quel tempo con la lettura, quindi abbinare comunque la lettura di qualcosa di carino al tè, poi lo sapete, io per queste cose ci vado pazza, quindi bellissimo. E la seconda cosa che mi è piaciuta molto è stato l'Atlante dei bottoni. Questa era praticamente una bancarella dove degli artigiani esponevano il loro lavoro, ovvero la creazione di collane, orecchini, segnalibri molto particolari. Perché? Perché loro recuperano dei vecchissimi volumi, volumi scolastici o vocabolari, insomma libri che andrebbero gettati via, ritagliano e varie parole o disegni da questi libri, li lavorano e fanno insomma un lavoro di collage molto particolare, e con queste poi creano le bellissime collane, gli orecchini, insomma i segnalibri che avete anche visto nelle immagini. Insomma, l'ho trovata un'idea veramente incantevole. Un amante dei libri si scioglie davanti a una cosa del genere, poi per l'appunto tutto artigianale, tutto fatto per non far morire dei libri, veramente molto carino, eccolo. Ho trovato. Io ho partecipato ad una presentazione, volevo partecipare a due per l'appunto, a quella di Valentina D'Urbano, ma poi non c'è stata, quindi ho partecipato ad una sola presentazione ed è stata quella di un libro sull'adozione. È stato un momento veramente molto toccante perché c'erano poche persone a questa presentazione, principalmente c'eravamo noi, quindi la mia famiglia, altre 3-4 persone e poi c'erano i familiari della donna che presentava il libro, tra cui appunto i due figli adottati, due ragazzi ormai adulti, hanno praticamente 30 anni, adottati in Brasile, e uno dei due addirittura si è commosso a pianto praticamente per tutta la presentazione, quindi potete capire il mio cuore come era in quel momento. E alla fine abbiamo fatto alcune domande, quindi ovviamente è venuto fuori il fatto che anche io sto affrontando questo percorso, e quando abbiamo incontrato poi l'autrice, ci siamo alzati per conoscerla, mi ha chiesto: ti posso abbracciare? E cioè, se ci penso mi inumidiscono gli occhi ancora ora, mi sono commossa perché è stato un gesto dolcissimo da parte di una mamma adottiva che ormai ha adottato appunto tanti anni fa e una futura mamma adottiva, quindi bellissimo, è stato un bellissimo incontro. E lei poi successivamente ovviamente mi ha anche autografato il libro che ho comprato, che è ovvio, e che ora vi faccio vedere. Quindi direi che, ricollegandoci a questo, io posso partire facendovi vedere cosa ho comprato a Firenze Libro Aperto. La prima cosa appunto è questo. È Incontro das Águas, però non sono sicura si pronunci così, Incontro di acqua e storia di adozione, due bambini in viaggio dal Brasile all'Italia. Questo è un libro per l'appunto che racconta la sua stessa esperienza, il suo, diciamo, come lei ha vissuto non soltanto l'attesa dell'adozione, ma l'adozione stessa, l'incontro con i bambini, i viaggi in Brasile e così via. Dato che il viaggio in Perù, io spero, ogni giorno si avvicini sempre di più, e questo mi sembrava proprio il libro adatto. Ecco, adesso non leggo più libri che parlano di come si prende la decisione di adottare, adesso grazie al cielo sono un passo avanti. Lei ha letto alcuni estratti del libro durante la presentazione, quindi so già che mi piacerà perché mi ha veramente commossa. Ho addirittura messo una breve preghiera che lei aveva scritto per i suoi bambini, l'ho messa su Instagram e mi avete scritto in tanti, insomma dicendomi che aveva commosso anche voi, quindi sono felice. Appunto la dedica all'interno
È questa qui e c'è scritto a Martina e Riccardo: tanti auguri per una vita felice come la nostra. Quindi è ovvio che è un augurio meraviglioso, perché ho visto quanto fosse unita e affiatata la sua famiglia. Secondo libro che ho comprato è stato alla Giunti, questo libro qui, Ikigai, il metodo giapponese, trovare il senso della vita per essere felici. Sapete che io amo questo genere di libri, ormai mi conoscete, ma soprattutto questo mi ha colpita perché aveva all'interno, non so se riuscite a vedere, anche degli esercizi, nel senso ci sono proprio degli spazi appositi dove possiamo scrivere le cose che ci vengono richieste perché riusciamo ad apprezzare di più la vita, i suoi lati belli, le sue, non so, le sue meraviglie anche nei giorni in cui siamo un po' giù. Sapete che a me questo argomento per l'appunto piace molto, perché ogni tanto ho bisogno di leggere qualcosa del genere, mi tira tantissimo su di morale, mi fa provare fiducia in ciò che mi circonda, perché nonostante la mia vita obiettivamente sia una vita serena, tranquilla, non posso lamentarmi, ci sono sempre quei momenti in cui penso al futuro e mi fa paura, momenti in cui penso alla situazione che sta vivendo l'Italia e a volte mi spavento. Io sono una persona che si agita per delle piccole cose, quindi non ho pazienza, a volte mi innervosisco per delle stupidaggini, e ci sono dei periodi in cui lo faccio più spesso e sento proprio il bisogno di rapportarmi alla vita in maniera un po' più serena. Quindi credo che questo libro possa essere carino, che appunto unisce la teoria alla pratica. E poi guardate, la copertina è meravigliosa. Il terzo libro che avrei voluto comprare era quello di Valentina D'Urbano, ma ovviamente non l'ho preso, poi dopo vi spiegherò poi perché. Quindi, dato che non volevo spendere troppo, ma soprattutto non volevo caricarmi di libri in un periodo in cui, come sapete, sto cercando di smaltire la mia TBR, io diciamo che ho finito di comprare i libri e ho comprato qualcosa all'Atlante dei Bottoni, quello che di cui vi ho parlato prima, che appunto faceva tutte le cosine con la carta riciclata. Anche le buste sono in carta riciclata. Scusate se guardo là, ma guardo se la ripresa va bene, perché mi vedo nello schermo. Comunque, anche questa busta non posso gettarla perché è veramente carina. E io ho comprato questo, che è il segnalibro. È il segnalibro, come vedete, parte, insomma, sicuramente l'avete visto anche nelle immagini prima, in questa parte dove c'è questo vetrino, insomma, è racchiusa, sono racchiuse delle lettere, qui in neretto c'è la parola mare, quindi mi piaceva l'idea appunto di solcare mari per arrivare a nuove destinazioni. Quindi l'idea del viaggio, e poi in generale sapete che per arrivare in Perù bisogna passare per forza dal mare o sopra il mare. E niente, questo è un segnalibro in metallo con il righettino da una parte e il tagliacarte dall'altra, anche se oggi non si usa più tanto, però insomma, cioè, è veramente carino, uno stile un po' vintage, a me piace tantissimo. Bene, questo è quello che ho comprato a Firenze Libro Aperto. Adesso parliamo un attimo di quello che è successo con Valentina D'Urbano. Allora, lei doveva presentare il suo libro e io ero in prima fila per la presentazione del suo ultimo libro, che poi mi sarei fatta ovviamente autografare. Più o meno 10 minuti dopo l'orario di inizio dell'evento è arrivata una donna che si è presentata come il direttore artistico del, appunto, di Firenze Libro Aperto, dicendo che Valentina D'Urbano era a Firenze, era arrivata a Firenze come da copione, diciamo, ma era stata appunto, era arrivata nell'albergo che le era stato prenotato, ma non aveva trovato i servizi dell'albergo all'altezza, alla sua altezza, diciamo, all'altezza delle sue aspettative. Nonostante lei ha detto questo è uno degli alberghi più importanti di Firenze. In pratica abbiamo capito che la stanza che era destinata a lei non era pronta, quindi lei si è innervosita perché voleva prima sistemarsi in camera e poi venire all'evento, e quindi ha deciso di annullare l'evento nonostante sia lei, appunto, il direttore artistico che il direttore dell'albergo abbiano insistito tanto. Ovviamente ci siamo alzati tutti un po' infastiditi, ecco, da una motivazione così frivola. Io l'ho scritto anche su Instagram, ma lei, l'autrice, l'avevo taggata nelle mie storie precedenti in cui scrivevo quanto ero emozionata di poterla finalmente incontrare. Lei ha visto queste storie e mi ha risposto, quindi mi ha scritto in pratica che si scusava per quello che era successo. Lei mi ha scritto: voi mi conoscete, sapete che non sono così, se ho dovuto annullare l'evento è perché ci sono stati dei motivi molto gravi e molto delicati. Al che io le ho risposto e le ho scritto:
Io posso capire che le motivazioni potessero essere gravi e diverse da quelle che ci sono state esposte, però alla fine chi ci ha rimesso sono stati i lettori, sono state le persone che erano venute lì ad ascoltare lei e noi obiettivamente non avevamo colpe, quindi questo le ho scritto che non era colpa nostra se era successo qualunque tipo di problema e annullare l'evento ovviamente ha danneggiato solo noi. Lei a quel punto io poi le ho chiesto se mi poteva inviare una copia autografata del suo libro perché non sapevo se l'avrei potuta rivedere e lei mi ha scritto subito di essere alloggiata in un determinato albergo e che se volevo potevo andare a trovarla. Io purtroppo però ero già partita per tornare a casa e quindi lei mi ha scritto ti farò assolutamente sapere quando farò una presentazione a Firenze perché entro la fine di ottobre dovrei fare una nuova presentazione e quindi spero tu riesca a venire. Quindi niente, io non so cosa pensare, ecco, dopo quello che mi ha detto lei. Non so tanto cosa credere dopo quello che mi ha detto lei, nel senso che potrebbe anche essere vero che gli organizzatori abbiano voluto passare dalla parte dei buoni, quindi nel momento in cui lei non c'era abbiano voluto parlare male dell'autrice, insomma criticandola per non essersi presentata all'evento, facendola passare molto male ai nostri occhi ovviamente. E però io penso che se questo non è vero, Valentina D'Urbano fa bene a denunciarli perché è un danneggiamento dell'immagine enorme, quindi è diffamazione, quindi questo assolutamente è una cosa sbagliata. Però non so alla fine se Valentina D'Urbano mi ha detto tutta la verità, quindi magari se possa essere vero che lei abbia ingigantito un problema che forse era più piccolo, ecco. Fatto sta comunque che la verità non la sapremo mai, questo è quanto, perché alla fine l'evento non c'è stato e noi non l'abbiamo vista, non sappiamo di chi sia la colpa, forse un po' dell'uno e un po' dell'altro. Però ecco, voglio credere che Valentina D'Urbano non sia veramente così spocchiosa o così boriosa, ecco, da non accettare i servizi di un albergo e quindi annullare un evento del genere, perché non credo che praticamente al giorno d'oggi quasi nessuno se lo può permettere. È una bravissima autrice, è una ragazza giovane, molto alla mano, risponde sempre a tutti i suoi fan quando le scrivono. Mi sembrerebbe un comportamento che stona un po' con l'immagine che mi ero fatta di lei. Però che vi devo dire, non si sa mai. Quindi boh, voi cosa pensate? Bene ragazzi, io ho parlato abbastanza, il video finisce qui. Fatemi sapere se voi siete stati a Firenze Libro Aperto, se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto, cosa no. Insomma, fatemi sapere, a me fa sempre piacere. E niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!